Ciao ragazzi, oggi parleremo di come mettere in sicurezza la vostra bicicletta sia durante i viaggi e sia durante l'utilizzo quotidiano. Rimanere senza mezzo è sicuramente spiacevole e può essere un problema, ma rimanere senza mezzo durante un viaggio è sicuramente un grande problema. Andiamo a vedere insieme cosa possiamo fare. Per prima cosa, se state viaggiando e avete deciso di alloggiare in una struttura, vi consiglio di avvisare sempre, o telefonicamente o semplicemente nelle note se state prenotando da app. Questo perché non tutte le strutture, e in Italia capita spesso, hanno un locale specifico per lo stoccaggio delle biciclette. Se vengono avvisati prima, hanno comunque la possibilità di eventualmente liberare qualche spazio, qualche sgabuzzino. Mi è capitato di mettere ad esempio le bici in alcune lavanderie, o ad esempio darvi una stanza con un accesso più facile per poter mettere la bici in stanza, oppure ancora darvi una stanza più grande. Insomma, anche se non c'è un locale specifico, spesso si riesce ad ovviare il problema. Ora andiamo a vedere i consigli più pratici. La prima cosa che vi consiglio è di eliminare tutti gli sganci rapidi, ovvero quello sul canotto reggisella e quelli sulle ruote. Questo perché si eviterà che qualche malintenzionato, passando a fianco alla vostra bicicletta, possa rimuovere qualche componente. Oramai da anni uso questi kit, che si trovano tranquillamente anche al Decathlon. Di tutto quello di cui parliamo oggi, ovviamente cercherò di mettervi quanti più link possibili in descrizione. Semplicemente si andrà a inserire la chiave all'interno per rimuovere la ruota. Questo ad esempio è quello che sempre fa parte del kit riguardante il canotto reggisella. È possibile avere anche questo tipo di sicurezza sui perni passanti. Vi faccio vedere in un piccolo video che ho registrato prima. Quelli che avete visto sono quelli che ha la mia bici da corsa di serie. È possibile acquistarli anche separatamente. Ho fatto una ricerca in internet, però ho visto che i prezzi sono decisamente più cari. Questo perché è un oggetto decisamente più nuovo rispetto a questi che si utilizzano da veramente tantissimi anni, e quindi il costo si alza un po'. Riguardo invece ai lucchetti, mi sono affidato alla nota azienda americana. Se non la conoscete, andate a vedere il sito, avete il link sotto, e la Kryptonite. Il loro sito è fatto veramente bene, perché nella home page c'è la possibilità di fare una selezione molto precisa, e cioè selezionare il luogo, quindi la tipologia di posto dove andremo a lasciare la nostra bicicletta incustodita e quante ore la teniamo fuori. In base a quello fanno una proposta di lucchetti. Perché ho scelto questo, che è il Keeper 585? Allora, questo non è un lucchetto dei più sicuri, ovvero è un 5 su 10 secondo la loro scala. Tenete anche conto che quando dormo in struttura cerco di metterla in sicurezza in qualche locale. Quando dormo fuori in tenda cerco comunque di legarla da qualche parte ed è vicino a me. Quindi le mie soste non sono lunghissime. Un lucchetto 5 più 10 poteva fare al caso mio. Gli altri motivi che mi hanno fatto scegliere questo lucchetto sono la sua lunghezza, che è di 85 cm, quindi pur essendo molto compatto mi dà la possibilità di legare la bici a pali anche non proprio così sottili, e soprattutto quando viaggio carico mi capita anche di dover legare la bici magari a una ringhiera, e siccome con le borse la bici ha un ingombro elevato mi permette di avvicinare il tubo orizzontale anche a una ringhiera magari molto distante. Un altro fattore che mi ha fatto scegliere questo lucchetto è proprio, appunto, come accennavo, l'ingombro, e cioè questo tipo di lucchetto a U, che è molto sicuro, anzi è sicuramente più sicuro di questo, lo utilizzo tutti i giorni, ad esempio per andare a lavorare, ma ha il difetto che montato sulla bici col suo supporto ha un ingombro veramente elevato. Cioè, se lo vado a posizionare nel classico triangolo sotto il tubo orizzontale, non ho possibilità né di mettere altre borse e né di mettere i portaborraccia con dell'acqua. In viaggio ho bisogno di tutto lo spazio disponibile. Questo sono riuscito a incastrarlo
tra la ruota posteriore e il telaio. Praticamente è come non averlo. Tranne che per il peso, che è un altro fattore rilevante. Un lucchetto a U così della Kryptonite, anche magari più piccolo di questo, arrivava a pesare 2 kg. Ci sono lucchetti che ho visto pesare anche 5 kg, quelli 10 su 10. Capite bene che è un fattore rilevante quando già abbiamo tanti bagagli e io sono uno di quelli che ha tanti bagagli. Quello invece di cui vi voglio parlare, infine, è il cavo d'acciaio. Questo l'ho comprato separatamente, è lungo 2 metri. Secondo me è un acquisto eccezionale e vi spiego perché. Potete usarlo per svariati utilizzi. Il primo, ad esempio, è legare anche il casco. Quindi mi devo allontanare dalla bici perché devo visitare un luogo o semplicemente sto andando a fare della spesa, non ho voglia di tenere il casco in testa, con questo qua posso tranquillamente legarlo alla bici. Mi può essere utile nel caso in cui non abbia messo gli sganci di sicurezza per legare anche le ruote. Lo uso anche come deterrente per le borse, quindi fermata breve posso farlo passare attraverso i cordini delle borse e un malintenzionato che vuole portare lì via la borsa deve comunque avere un coltellino o una forbice. Non è molto, ma è già qualcosa. Ultimo utilizzo di questo cavo è quando non ho un palo a disposizione, ma ho solo un albero nelle vicinanze. Capite bene che avrò bisogno non di un semplice lucchetto, ma di qualcosa con un diametro veramente elevato. Spero che i consigli siano stati utili e che le nostre biciclette rimangano sempre sotto il nostro sedere. Iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao!